mi sento quasi in imbarazzo sentire dei rappresentanti del PD che vendono come privilegiati coloro i quali prendono 1100 euro netti al mese e magari hanno anche un figlio di disoccupato da tenere a casa. Perché sono queste le persone su cui il governo Monti, di cui la maggioranza era composta anche dal Partito Democratico, ha voluto colpire e fregare i soldi. Questi non sono soldi che vengono regalati ai pensionati. È un diritto per vedere la propria pensione semplicemente necessaria per avere la stessa qualità della vita, perché è l'adeguamento rispetto all'aumento di costo della vita. E trovo altrettanto irresponsabile, come ha fatto l'onorevole Lanzillotta, voler mettere in contrasto il pensionato da 1100 euro al mese che mantiene la famiglia con il giovane che non trova lavoro. Io più che altro... Ma 1100 No, 1100 è tre volte la minima. Vuol dire che se uno prende 1101 euro... Non c'è stato nessun tipo di rivalutazione, perché è stato il blocco totale dalla riforma Fornero. Ma seconda cosa, volete affrontare veramente il problema dei giovani disoccupati? Abrogate la riforma delle pensioni Fornero che aumenta l'età pensionabile e impedisce il ricambio generazionale. Allora, non freghiamo i soldi ai pensionati con la scusa di aiutare i giovani, perché anche la Fornero, e chiudo, quando ha fatto quella vergognosa e sciagurata riforma delle pensioni, ce l'ha venduta come l'equiparazione generazionale, finalmente i giovani avranno qualcosa. Qualche giovane ha visto qualcosa? No, semplicemente lo Stato ci ha fregato i soldi.